Ciao a tutti ragazzi, sono Shadot e rieccoci qua su The Binding of Isaac e Blue Baby. E ho un po' di cose da raccontarvi, specialmente perché sono successe un casino di cose in quest'ultimo periodo. E la cosa più evidente, penso, è che i video sono leggermente cambiati, penso, perché sono su Windows 7. Quindi prima ero su XP, ho dovuto riconfigurare il tutto, ristallare tutti i programmi e tutta sta roba. E ho fatto proprio questo cambio sia perché mi serviva Windows 7 per varie robe, tipo sfruttare al massimo gli 8 GB di RAM che ho, e anche perché, e soprattutto perché, ad aprile smetteranno di dare aggiornamenti per Windows XP. Quindi prima o poi l'avrei dovuto cambiare, e dato che il primo periodo di gennaio è comunque un periodo dove di solito non faccio mai nulla, ho deciso di farlo in questo periodo. Quindi vabbè, adesso dovrebbe funzionare bene. Mi dà ancora qualche blue screen e non capisco bene perché, ma lo capirò eventualmente. Ma l'unica cosa, spero non mi dia blue screen mentre faccio video, perché mi girerebbero le palle a bestia. Comunque vabbè, chiudendo il discorso di Windows 7, tornando a Binding of Isaac, non ho messo video di Binding of Isaac per martedì scorso, proprio perché Windows 7 era un po' difficile registrare per quel martedì, dato che dovevo ancora configurare uno sbotto di roba e semplicemente non avevo gli strumenti adatti per fare video. Ora vabbè, mi sono procurato un Sony Vegas, sempre dai vari fiumi impetuosi pescando nei torrenti, you know what I mean. E quindi vabbè, Bandicam me lo sono trasferito e siamo a posto. Non uso Fraps per Binding of Isaac, semplicemente perché non so perché non me lo detecta. Cioè, fa come se fosse una finestra a parte. Comunque vabbè. Allora, Binding of Isaac, Blue Baby. Inizia con solo su Lars. E non so perché sto lagando un casino. E sinceramente lo vorrei sapere. Comunque vabbè. Primo boss è Duke of Flies, che ci droppa gli Steam Cells. Allora facciamo una cosa, resettiamo sta run, che mi era anche capitato il beeper nella item room e sinceramente andare avanti con il beeper non mi piace. O meglio, preferisco di gran lunga andare avanti con Quadshot, che ho appena trovato. Ok. Quindi questa run, a meno che non succeda qualcosa di strabiliante, anzi, strabiliante nel senso negativo, cioè qualcosa di molto, molto, molto strabiliante in quanto molto, molto brutto, che non mi aspetto, allora dovremo tenere sta run. E nel periodo in cui metterò questa run, molto probabilmente metterò anche un tutorial su come trovare le secret room, perché c'era un mio iscritto che me l'aveva chiesto e per me è sempre un piacere fare questi video. E però non lo so se lo metto prima o dopo di questa run, devo vedere un po' come mi organizzo il tempo, anche perché la prossima settimana, cioè la settimana in cui metterò sto video, sarò impegnatissimo con la scuola, perché adesso è ritornata l'ondata di compiti, dato che siamo a febbraio, e febbraio di solito è un'ondata di compiti. Poi c'è marzo con la pace di nuovo. Poi aprile di solito dovrebbe essere un clima abbastanza pacifico. Per la nostra classe lo è sicuramente, perché ad aprile andremo in gita in Inghilterra, quindi buono. E maggio sarà l'inferno nella vita reale praticamente, perché c'ho 3 esami, uno in inglese, cioè uno di inglese, uno di biologia in inglese e uno di fisica in inglese, quindi siamo a posto. E quindi maggio sarà abbastanza dura fare video e
andare avanti in generale. Comunque vabbè, chiudendo questa parentesi gigante che non so neanche come sono arrivato a parlare di ciò, spero che le impostazioni audio siano corrette per registrare Binding of Isaac, perché sennò dovrò rifare questo video e sinceramente non è che abbia molta voglia barra tempo. E un'altra cosa che potrete aver già visto, non lo so, dipende da quanto la gente gliene frega, ho riscaricato XSplit e l'ho configurato meglio di quando l'avevo configurato 6 mesi fa, quindi adesso riesco a fare finalmente degli stream di Super Meat Boy non laggosi, che si vedono bene appunto, cioè si vedono bene, si vedono decenti, perché vi ripeto, siamo in Italia, le connessioni sono quelle e io in particolare non abito al centro, cioè in grandi città, quindi è un po' difficile avere una connessione buona. Comunque ci sono due tinte Drock qua che non possono neanche scoppiare perché non ho le bombe e quindi vabbè, cercherò anche di streamare un po' di Meat Boy di run any%, sempre speedrun, anche perché anti-chamber ho fatto 2.27 come personal best e sinceramente non penso di migliorarlo più di tanto, dato che anche lo scarto tra il mio personal best e il world record sarebbero tipo 13 secondi, ma guadagnare quei 13 secondi è praticamente impossibile se non ci sto 24 ore per tutti i giorni praticamente. Quindi direi che sono contento con la run che ho fatto. Al massimo proverò un sub 2.25, ma non assicuro niente a nessuno. E invece riguardo a Meat Boy, il tempo migliore che ho fatto è 26.40. Meglio, lo è di quando sto registrando sto video. E quello è migliorabilissimo perché sono morto un casino di volte. C'è tantissimo spazio per migliorare. Quindi vabbè, quando faccio streaming di roba scriverò su Facebook, YouTube, state qua, quindi sarete sempre avvisati. E se non avviso su YouTube vuol dire che non sono sicuro di fare uno stream abbastanza decente, oppure semplicemente sto provando dei settaggi o insomma sto provando roba, quindi può darsi che si interrompa lo stream e non ho voglia di intrattenere la gente per, che ne so, 5 minuti e poi chiudergli lo stream nel muso, così stavo testando una roba. Quindi ok, chiudendo tutte queste parentesi, che sembra sia un video di parentesi sto qua, tornando a The Binding of Isaac. Allora, siamo al secondo piano. Abbiamo trovato Krampus nella prima Devil Room, quindi possiamo trovare le Angel Room. Abbiamo un Soul Heart e basta, quindi siamo in fin di vita. Ma questo lo risolverò subito con il Tinted Rock di qua, almeno spero. E mi servirebbe questo Dime, però come posso fare? Proviamo così. Ok, dovrebbe funzionare. Intanto facciamo scoppiare anche questa. E vi ricordo che esco e rientro dalle stanze per aumentare il range delle bombe. Ecco, perfetto. Qua c'è anche un Eternal Heart, quindi buono, la vita ce la riabbiamo. Vediamo cosa c'è nello shop. Tanto la chiave è gratis perché abbiamo trovato la Golden Key. E prendiamo il compass. Anche se un'altra chiave mi avrebbe fatto comodo, ma il compass è il compass, non si può dire di no. Questa chest non la posso aprire e possiamo andare via. Non c'è altro da fare sto piano. Ok, c'ho una chiave sola, non penso di trovare... No, anche se trovo il tuo spades lo userei meglio
usando questa chiave. Comunque tra Monstrous Tooth e Best Friend è molto meglio Monstrous Tooth, perché Best Friend in alcuni casi vi può anche uccidere, come se per esempio lo usate contro mamma e mamma gli tira un pestone, vi uccide all'istante. Ma non è male come item. Semplicemente Monstrous Tooth spawna il mostro sopra i nemici, invece Best Friend poserà la bambola dove siete voi, quindi dovete aspettare che i nemici arrivino alla bambola e poi vabbè, la bambola scoppia, i nemici muoiono. Ma con Monstrous Tooth, almeno che ne so, avete un nemico dall'altra parte della stanza, lo volete prendere e non ci avete voglia di aspettare che arrivi, non lo so, e con Monstrous Tooth lo potete uccidere con Best Friend, no? Quindi vabbè, speed up che non era necessario perché di speed ce n'ho abbastanza. E dovrò anche cercare un modo per fixare sto lag. Adesso sto video lo finisco così perché l'ho iniziato così. Per il prossimo video vedrò di levare questo lag, che poi non dovrebbe neanche dipendere dai componenti, perché sono gli stessi identici di quando avevo XP. E a maggior ragione Windows 7 dovrebbe fornirmi, cioè non fornirmi, farmi vedere più RAM di quella che mi faceva vedere XP. Quindi non so veramente perché laghi. Che ha fatto poco, pensavo facesse di più. Questo è Bombs Are Key, vabbè non ha fatto nulla, 2-2. Ah, comunque vi ricordo che il Lamp of Call che abbiamo preso da Krampus aumenta il nostro danno in base ai frame che le lacrime si fanno sullo schermo. Quindi ci abbiamo un minimo damage up. E il cubo di carne è un orbitale che ci protegge da lacrime e fa anche 7 di danno al contatto. La Curse Room non la visiterò subito perché guardate la mia vita, lo capite da soli. E battiamo il boss. No, sì, la Secret Room. No, aspetta, come faccio a sapere che qua è la Secret Room? Ah giusto, ci sono andato prima, sì, buonanotte, mi dimentico le cose. Mostro è troppo lento. Ok, Super 8 Ball è uno shot speed up che è combinato con Monstrous Tooth, con scusate, Lamp of Call, darebbe un effetto negativo perché leverebbe del danno, quindi vediamo se c'è nella Devil Room. Entrambi item inutili per il momento, data anche la mia vita. E possiamo andare giù, sì, perché lo shop non ho 15 centesimi, quindi niente, andiamo giù. Oddio. Ah, comunque se ho fatto quello che penso di aver fatto, ho capito perché mi lagga Binding of Isaac. Però non lo so se è quello che penso. Se è quello che penso, allora è facilissimo da risolvere il lag. Solo che, come vi ho già detto, non posso risolverlo durante questa run. Dovrò risolverlo per la prossima. No, il boss è sulla destra. Vabbè, visto lo shop che ho 17 centesimi e poi vado a battere il boss. Intanto vediamo questa Tinted Rock. La potevo mettere più in là, se prendiamo anche la chiave, ma... Fenomeno è il mio secondo nome, quindi capitemi.
Ah, mi sono accorto solo adesso che c'ho mezzo cuore. Che adesso mi è anche venuto. Mi è anche venuta l'ansia. Allora, lo shop potrebbe contenere grid, ma ne vale la pena. Ne vale la pena perché almeno non lo troviamo nel piano dopo. Poi tanto ci abbiamo Mostra Studio che fa un ottimo lavoro contro grid. La curse room sarebbe un po' da masochisti, quindi lasciamo perdere. E andiamo verso il boss a sto punto. Oddio. Chiave che non posso prendere. Un'altra tinted rock. Stiamo avendo un culo assurdo con le tinted rock. Buono. Intanto qua troviamo il flat penny, che è un altro culo assurdo, visto che mi servirebbero delle chiavi. E il flat penny ha un 50% di probabilità di spawnare chiavi quando prendiamo dei soldi. Quindi è molto utile, per esempio, nelle secret room. Allora, ok. Beh, dai, comunque, per non giocare a Binding of Isaac da 3 settimane, non me la sto cavando malissimo. Anzi, boss, sì, non c'è altro da fare. Boss e guardi, usiamo subito Mostro per fare un po' di danno. E anche The Devil, perché ha un casino di vita. E The Devil aumenta il danno sempre per una stanza. E questo dovrebbe essere il guardi che non attacca, spona solo la roba. Ok. Hit Tears up, cioè scusate, HP up, damage up. Curse room ci potremmo andare adesso, ma preferisco tenermi i cuori a sto punto. Però, aspetta, la secret room so dov'è. La secret room è di qua. Ah, The Hunk, vabbè. The Hunk quando moriamo ci fa respawnare con Blue Baby. E guarda caso siamo Blue Baby. Vabbè, non c'entra nulla, però giusto the more you know. E sì, alla fine è un item di respawn normalissimo. Normalissimo nel caso aveste Blue Baby. Quel ragno può crepare magari. Ok, allora cerchiamo di non far cavolate. Sì, però se me la metti così. Dai, ok. Quelle bombe le prendo dopo. Oh, voi mi potete far scoppiare sti robi. Cioè sti robi, la tinted rock. Ok, grazie. Ok. Questa è Temperance. Non mi servirà con Blue Baby, però vabbè, è sempre una cosa. Temperanza spawna la macchinetta delle donazioni. Comunque. Aiuto. C'è questo lag che mi sta deconcentrando troppo. Sacca di bombe non è che la
la vorrei tanto, ecco. C'ho già 15 bombe, inoltre se guarda caso trovassi la relic in questi piani non potrei sfruttarla al massimo potenziale, perché se prendo altri dropping familiar diminuisce la drop rate della relic. Quindi meglio tenere la drop rate della relic al massimo e non prendere robe tipo la sacca di bombe, che tanto che ne sono già 14, non l'avrei presa in ogni caso. E lo shop... no, lo shop non c'ha grid, quindi ci devo andare un ordine. Book of Revelations è ottimo con Blue Baby, infatti lo prendo, perché l'altra volta è andata male non prendendolo, quindi dai. E questa cos'è? Magician, sempre meglio di Temperance. Però non userò subito il Book of Revelations, perché voglio vedere se quello che batto è un Horseman oppure no. Se non è un Horseman almeno posso prendere un power up normale, ma tanto è War, non se ne frega. Knockback fa casino qua, però. Ok. Oh, stiamo trovando sempre la Devil Room, non so come cavolo faccio. Anche se vorrei trovare delle Angel Room, però cosa c'è qua? The Nail. The Nail è buono, ma c'ho già il Book of Revelations che mi dai solo Arts, quindi va bene. E Technology non sarebbe male, però con il Quad Shot mi sembra diminuisca il danno. Non sono sicuro, e comunque rimarrei con due cuori blu, quindi meglio non rischiare. E andiamo giù. Allora, lì c'è un mini boss, quindi sono sicuro che il grid non è nello shop. E lì c'è una boss challenge room, quindi andiamo a vedere cosa c'è. E visto che Blue Baby può sempre entrare nelle boss challenge room, anche se non ha mezzo cuore, c'è un po' più grande di solazzo. Ah, giusto. No, grazie. E ha ripreso a laggare così all'improvviso, non so perché questi lag vanno a scatti, cioè non è nemmeno logico. Nelle stanze incasinose va bene, nelle stanze normali lagga. Allora qui c'è Wirecoat Hanger. Of course! È un aumento di fire rate, quindi non dirò mai di no al Wirecoat Hanger. Ok, Pip non dovrebbe essere un problema. Adesso sta a vedere, lo dice mentre prende danno. No, avevo ragione, non è un problema. Perfetto. E posso usare liberamente il Book of Revelations, tanto in questo piano c'è mamma come boss, quindi non c'è il rischio che io affronti un altro Horseman. E non voglio affrontare un altro Horseman perché ho...
il cubo di carne a livello 2, che a mio parere è il livello migliore, però non lo fanno. È il livello migliore perché ti dà comunque protezione, dato che rimane un orbitale, ma spara anche. Invece livello 3 va per cavoli suoi e non protegge nulla e quello che fa è minimo. Cioè lo potresti fare anche te. Quindi preferisco avere più protezione e meno Meat Boy a giro. Ok, oh oddio. Allora, shop, item room, vabbè, uguale alla fine. Andiamo prima all'item room. Ah, lo shop non c'ho neanche 15 centesimi. Vabbè, penso di farmeli in questo piano. Aia. Gaffy's Airball, uno special item molto inutile. Ve lo porterete appresso e servirà da spada, possiamo dire. Ma dato che non lo prendo mai, YOLO. Almeno vi faccio vedere un po' cosa fa. Vedete, è tipo un orbitale, ma non è un orbitale. E praticamente lo muovete un po' a giro così e farà danno. Ok, qua prenderò danno, a proposito di danno. No, qua mi sa che crepo. Ok, lasciamo perdere. Red patch, no grazie, preferisco il flat penny, perché le chiavi sono molto più utili. E il red patch ha 20% di probabilità di attivarsi, ti dà un damage up per la stanza corrente. E si attiva, cioè questa probabilità viene ceccata, possiamo dire, ogni volta che veniamo colpiti. E Steam Sale è inutile a questo punto del gioco. La bomba idem e il cuore idem. E ne andiamo diretti. E quel fortune teller, cioè nell'arcade ci potrebbe essere un fortune teller, quindi mi conviene andare a vedere. Perché se c'è un fortune teller uguale altri soul art, uguale non crepo. No, a parte prendo un altro soul art dopo un tanto, perché si ricarica il Fire Revelations, sì, infatti. Comunque sì, andiamo a vedere l'arcade, perché sennò la run finisce. Ok, non c'è il fortune teller e sinceramente non conviene, cioè sì, magari conviene anche stare lì a sperare in soul art dalle slot così, ma nah, non succederà per questa run. Oddio che lag. Ok. Tempo di battere mamma. Ed è la mamma rossa, quindi quella che va di piede e basta. Aia. Però ci va a pesare di piede, molto. Oddio, che schivata. Non so nemmeno di averla fatta. Ecco, infatti non l'ho fatta stavolta. Un altro piedone e sono morto. Ok, non so come ho fatto a restare in vita, ma va bene. E mi sono appena ricordato che c'ho anche The Hunk. Aspetta, c'ho The Hunk, ma perché non mi dice life per due?
forse perché sono sempre Blue Baby e quindi l'Hank non conta. Però, boh, non lo vedo come un ragionamento valido. Dovrebbe contare. Boh. O è un bug che non mi fa vedere la vita, oppure non lo so. Se non è un bug, è un po' un problema. Questo è Balls of Steel, vero? No, ok, lockdown. Aumenta le probabilità del chest normali. Posto, beh. Per forza da questa parte. E poi mi sa che fa il giro, perché non c'è altro verso. E sono costretto a usare Book of Revelations, perché se no sarei crepato qua. Qui c'è chest, no, non posso correre i rischi. Questo lo posso correre però. E lo devo correre, perché sennò è un casino. Ok, mi ha ridato quello che ho usato. Bene. Ok, siamo praticamente morti. Anche Headless Horseman, quindi sì, siamo praticamente morti. A meno che non sia un bug quello dell'Hank. Ma non credo. Almeno non. Se è un bug non mi è mai successo. Comunque ok. A quanto pare siamo ancora in vita. Prendiamo questo soul art. Tocchiamo il pony. E vediamo cosa c'è nella Angel Room. Holy Grail. Perfetto. El tap e volo. Quindi. No, nella curse room non ci entro perché perderei comunque un cuore. E non ho item per proteggermi. Quindi vabbè, l'unica è sperare e andare avanti. Lì c'è una library, ma c'ho il libro migliore con Blue Baby, quindi non mi interessa. Allora, qua devo far fuori prima questi. Possono sparare anche dentro per robot, penso. Ma tanto il gioco lagga, quindi vengo colpito uguale. Siamo sicuri che il boss è di qua? No, a sto punto mi sa che ho sbagliato strada. Sarà di qua sulla destra. No. No, avevo preso la strada giusta. Che cavolo di curva fa quella strada? Com'è possibile? Tanto per sfizio, vediamo cosa c'è. Infatti non c'è niente di utile. Come vi avevo già detto. Ma anche se ci fosse stato, che ne so, Book of Shadows, avrei comunque tenuto Book of Revelations per i Soul Arts. Che giro fa sta roba? Ah, lo ribecca di qua. Beh, non è che sia bellissimo come giro, ecco. Anche risparmiare. Cioè almeno di solito non fa così. Oh, due soul arts, oddio. Miracolo divino. Tanto ora li perdo, quindi non fa niente. Detto fatto. Te devi crepare. Così magari.
sì. Ok. Oh no, troll bomb. Qua posso provare una bomba e sperare in una tinted rock, visto che ce ne sono un bel po'. O forse no. Oddio! Oh, come ho fatto a schivare quella roba? Ok. Mam cert. Abbiamo abbastanza bombe per fare una lotta decente. Però ci abbiamo poco danno, non è un problema. Piazzata in ritardo. Ecco, Gappy Serval non la prendo mai per questo. Che fa troppo casino con bombe, robe varie. Fa casino, è inutile. Cioè, ne potresti fare benissimo a meno. Altra Angel Room che però non porta alla cattedrale, porta da Sheol, ma tanto vogliamo andare da Sheol perché c'ho poca vita. Quindi Sheol, I'm coming dalla Angel Room. E ovviamente Curse of Darkness. Quindi vabbè, l'unica è sperare di trovare Satana il prima possibile. E sì, alla cattedrale era abbastanza forzata come run. Non penso di... Cioè, alla cattedrale, sì. No, non penso di arrivare alla chest con questo setup. E se ci arrivo, sarà solo per porto di culo. Quindi ho preferito prendere la via più facile, diciamo, che è Sheol. Che non è neanche così tanto più facile, però almeno di un po' sì. Che altro devi fare un piano solo e non due. Oddio, me la stavo facendo scoppiare nel muro. Intanto vediamo cosa c'è nella Super Secret Room. Qualcosa di utile, per favore. Ok, potevano essere solo arts. Allora, prima le sanguisughe. Oh. Te puoi morire così. E ovviamente, come avevo già accennato all'inizio, ho preso la strada sbagliata. Ma tanto la prendo sempre la strada sbagliata da Sheol, quindi non c'è da sorprendersi ormai. Ok, altro cuore. Di nuovo lo cerco. Va a finire che faccio un full clear di Sheol solo per trovare Satana.
Sì, infatti mi sa che faccio il full clear. Questa è di nuovo sbagliata. Anzi, ora che ci prendo, se ci dobbiamo dare palle. Sinceramente l'idea migliore con 16 bombe. Riadottiamo l'idea. Magari senza essere colpiti come dei cretini e perdere tutta la vita. Ok, lo sapevo. Ah, comunque Gappy Serbol diventa sempre più grossa man mano che prendete nemici. Cioè man mano che uccidete nemici con essa. Di qua? Sì, ok. Ok, allora cerchiamo di usare di più le bombe. Sono morto. Ma l'Hank funziona? Sì, ok, perfetto. Mi basta sapere questo. Però ah, secret room, ok. Ok, okay. Vediamo cosa c'è qua. La pala. E se la usiamo adesso. Anzi no, mi sa che non ce la fa neanche usare. Fammi provare. No, infatti sto cliccando, non la fa usare. Ci servirebbe un'altra stanza per un altro cuore, ma non so se rischiarmela. Quello è il problema. Un'altra stanza la potremmo fare di qua. Vediamo giusto cosa c'è. Ah sì, ok. Sì sì sì, perfetto. Ok. Questo è lo... No, questa è la library. Peccato, stavo sperando in un Book of Shadows, ma anche Book of Belial non è male. Tanto Book of Revelations non mi serve più. Prendiamo il Book of Belial, aumentiamo il danno per la battaglia e siamo a posto. Ok, la bomba era perfetta. Ah giusto, Book of Belial. Ah, notate che nonostante le lacrime siano più piccole, con Book of Belial il danno aumenta, non diminuisce. Ultima fase. Danno stupido. Sono morto. Vabbè, niente ragazzi, spero che questa run vi sia piaciuta. Scusate di nuovo per il lag durante il video, ma e anche per l'audio se non fosse ottimale. Dovrebbe esserlo, però se non lo è mi scuso di nuovo, ma sto appunto testando i nuovi settaggi. E vabbè ragazzi, come sempre lasciate un mi piace se la run vi è piaciuta e iscrivetevi al canale per non perdere altri video su The Binding of Isaac o altri video in generale. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!